Finalmente ho capito. Finalmente ho capito. Ho capito come si regola lui in modo semplice. Praticamente si prende lui e con grande terrore si sgancia. Non c'è bisogno di smontare niente, ma si sganciano queste clip così da una parte. Ecco, bestemmiando possibilmente, forse è meglio prima da questo lato. Ecco, si alza da qua, vedete qua si è alzato, e poi bisogna fare anche la stessa cosa dall'altra, ma dall'altro lato fa bestemmiare, quindi è meglio se bestemmiate, così vi finisce in terra come è appena successo a me, maledetto. Quello che vi trovate in mano poi alla fine è questo schifo, questo rotore che sembra il rotore della macchina Enigma. Ora la cosa importante, e avviciniamo la telecamera, io sono morto di allergia oggi, la cosa importante è allineare questi pirli, questi cazzi quadrati, vedete i cazzi quadrati questi qua? Ecco, questi bisogna, diciamo, tenerli allineati. Sappiate, abbiate questa informazione con voi. Proviamo adesso ad allineare i cazzi quadrati. Ecco qua. Cazzi quadrati. Se ben vi ricordate, segnava 200 e 200, ma adesso finito in terra e volato. Ecco, qui abbiamo i cazzi quadrati allineati, li vedete? Tutti i cazzi quadrati che sono in linea più o meno. Ok. Questi cazzi quadrati vanno ad appoggiarsi dentro qui, su questa parte, praticamente tra questa staffetta di metallo e la parte in plastica sotto di essa. Qui si allineano i cazzi quadrati, quindi mi raccomando, ecco, si vede da qua, guardate, si vede da qua se riesco a illuminare decentemente. Ecco, vedete, qui c'è, non si vede un cazzo, vabbè, insomma, ci sono, c'è questa staffetta di metallo qua del cazzo che si può anche togliere volendo. In effetti sapete che vi dico, ora la tolgo con lo stesso sistema delle bestemmie di prima, ma questa è un po' più semplice perché basta tirarla via, eccola qua, e quindi qua si ficca il rotore della macchina Enigma e qua si ficca la barretta di metallo che ho appena tolto. I cazzi quadrati appoggeranno su questa parte qui, appoggeranno qui e saranno bloccati dalla staffetta di metallo. Bene, sappiate questa cosa. Ora, come fare se io voglio cambiare il chilometraggio e, come nel mio caso, riportarlo all'originale, e che però sicuramente io ormai l'ho smembrato completamente? Vediamo, allora vediamo, perché io ho i cazzi quadrati, vedete qua c'è la ruota dentata e la ruota dentata deve andare su questa ruota, su questa coclea, su questa coclea di plastica, vedete la coclea di plastica, quindi questo si sbatte dentro così, ok? E quindi io qua vedrò, come vedete, i cazzi quadrati vanno tra loro allineati. Ecco qua, ora io li allineo tutti, poi prendo questa roba e la sbatto qua. Ecco qui. E ora vediamo se riesco a... Vedete i cazzi quadrati che sbattono. Sbattono tranquillamente. Io qua leggo, ecco, sono diventato 280-301. Questo semplicemente facendo volare a terra questo cazzo di cosa. Ora io cerco di tenerli allineati. Io devo andare a 200. Allora che faccio? Li blocco tutti questi qua.
e ruoto, ecco, il 280 e 300 è qua. Quindi io devo portare indietro l'80. Che faccio? Io devo muovere questo 79. Allora che faccio? Tengo bloccati i cazzi quadrati, ma lascio le rotelle libere di muoversi. Così che 7, 6, 5, vedi 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1 e 2, 0. Ecco qua, ora i cazzi quadrati io ce li ho qua. Per sbaglio, ho portato, ecco qua, 2-0. Praticamente io tengo fermi questi due. Si vede un cazzo, non si vede. Vediamo se riesco a farlo così. Ecco, lo faccio in camera, ok? Io ho questo 2-0 e l'ho tenuto fermo tenendo premuti i cazzi quadrati. Poi se giro tutto il resto, posso andare avanti e indietro. Adesso vado avanti. 2-1, 2-2, vedete? Quindi 2-1 e 2-0. Diciamo che io qua voglio andare a 200.000. Ecco, qua lo 0 è a posto e quindi adesso li tengo fermi tutti e tre. Ma dov'è lo 0? Eccolo, è qua. Vediamo cosa mi segna adesso. Mi segna 209. Quindi devo andare indietro e allora tengo premuti questi e giro il resto 208, 207, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. È andato a 2,90, non capisco perché. Che sono fuori centro questi? Ah, ecco, perché andava fatto un giro completo. Ora siamo a 200. Vediamo se funziona. 200, 201, 202, esatto. 201, 200. Se torno indietro mi tenta di girarli tutti, infatti va a 199, ma io voglio stare a 200. Ora allineiamo i cazzi di questo. Quindi questo 200 è allineato. È un po' complicato, vedete, però bisogna tenere questi 202, 203 e sto modificando adesso l'altra cifra 201 e 200.000. Io adesso ho deciso di andare a 200.000, quindi adesso modificherò anche questo che mi pare 90, sono andato a 100, quindi faccio girare questi e torno indietro. Ecco qua, e sono a 200.000 e come vedete ho i cazzi allineati, i cazzi quadrati sono in linea. Segna 200.000, io questo lo prendo, così come con i cazzi allineati, lo ficco, ficco il rotore della macchina Enigma qui. Vedete che i cazzi appoggiano sulla plastica bianca? A questo punto, con violenza inaudita, lo schiaccio dentro e voilà! 200.000 perfettamente allineati, con tirata su di naso e allergia. A questo punto, per bloccare i cazzi questi qua, ci devo mettere questa. E quindi io vado qua e con una relativa violenza inaudita, da qua sotto io faccio perno e schiaccio dentro questo cazzo di metallo. E la stessa cosa faccio da questo lato, bestemmiando possibilmente. Ecco fatto. A questo punto ho il chilometraggio bloccato dalla staffetta di metallo, questa qui, e dalla parte di plastica dove i cazzi quadrati si incastrano. Qui c'è la coclea che, come vedete, fa muovere questo,
che fa muovere questo sarebbe viceversa, ma va bene lo stesso. Ed ecco come si fa, è un po' un macello, ma in realtà, capito, il meccanismo è semplice. Ricordatevi i cazzi quadrati, cazzi quadrati, e la parola d'ordine è cazzi quadrati. E siccome io faccio i video e non si vede un cazzo e non si capisce un cazzo, allora ho deciso che adesso smonto lui e lo regoliamo a 200.000. Basta estrarre le viti, estrarre i cappelletti, che sono questi di gomma. Dopodiché la radio non serve un cacchio, io premo qui sopra, premo e lui esce fuori. Dopodiché devo togliere il connettore di questo switch e lui esce molto facilmente. Dopodiché ci sono due viti che tengono il, diciamo, il quadro strumenti, sono qui, si svitano. Ecco qua. Dopodiché bisogna tirare, bisogna fare attenzione a non estirpare il cavo dell'acceleratore, che va svitato e tirato verso fuori. Si sgancia e poi basta sganciare i connettori elettrici, che è un po' complicato perché hanno delle clip, basta premerle, dovete sapere dove sono per premerle. Io una clip ce l'ho forse rotta, forse no, no. Ecco qua, il cruscotto è uscito sano. Adesso io rimuoverò lui e faremo la modifica. Per fare ciò devo togliere queste due lampadine, queste, perché devo spostare il PCB. Queste non le ho messe a LED perché facevano troppa luce, quelle a LED, e mi si creava un riflesso fastidioso sul vetro. E allora togliamo con cautela lo stampato qui. A questo punto possiamo allargare queste clip, sperando di non spaccarle, queste clip di plastica. In teoria lui dovrebbe aprirsi senza esplodermi in faccia, ed ecco che si è aperto e voilà. Il vetro lo mettiamo qua, poi gli diamo una bella pulita. Adesso, se riesco senza bestemmiare, devo tirare fuori il contachilometri. Per fare ciò devo smontare tutto, devo togliere queste viti e devo estrarre lui. È una rottura di cosiddetti. Ovviamente una di queste mi è finita a terra e ci ho messo un'ora a cercarla. E qua servono le maledette Torx, in particolare una T20. Una T20. Maledette Torx. Ora procediamo per gradi. Prima cosa rimuovere questa molletta qua, questa lunga. Seconda cosa, estrarre il rotore della macchina Enigma. Ovviamente rimuovere la molletta sarà un olocausto, perché questa pinza è troppo grossa. Ok, ce l'ho fatta. La prendo e la estraggo, come vedete. Ora il rotore, da qui, e lo alzo, e da qui, possibilmente senza farlo volare in terra, stessa cosa. Ecco fatto. Li vedete i cazzi allineati? Ecco,
cazzi devono restare allineati. Quindi ora lo giro, li allineo in qualche modo. Ecco, io sono a 207.760. Quindi 207, tengo fermi i primi tre e vado indietro, 6, 5, 4, 3, sto tenendo fermi questi tre cazzetti, vedete? 2, 1 e sono a 0, visto? Ora mi allineo anche gli altri. Questo è allineato a 0, no, questo è allineato così perché era a 760, allora lo portiamo a 0, quindi tengo fermo adesso 4 cazzi, li premo e giro l'altro e lui torna a 7, torna a 6, torna a 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ecco fatto. Ora ne tengo allineati 5, quindi tutti questi lo porto indietro, 6, il cazzillo però si muove, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Porto a 0 anche questo e ho i cazzi allineati, vedete? E segna 200.000. Quindi così com'è lo prendo e glielo ficco. Lo ficco con i cazzi allineati che si sono appena disallineati. Un po', come vedete, un po', ecco qua, cazzi allineati, verifichiamo i cazzi allineati, sì, 200.000, quindi con i cazzi allineati, più o meno, poi lo sistemiamo quando è dentro, i cazzi allineati devono andare a premere su questa parte di plastica. Più di così non riesco a farvelo vedere e quindi glielo ficco così com'è. Ecco, come vedete i cazzi già così sono allineati e quindi schiaccio da una parte e dall'altra e appoggio i cazzi e qui ho 200.000 e voilà, e il nostro contachilometri è portato a 200.000. Ora rimetto questo cazzo, lo ficco qui, schiaccio con una violenza inaudita facendolo saltare via, ovviamente perdendolo per sempre, bestemmiando il creatore. Ecco fatto, abbiamo richiuso e siamo a posto. Ora si tratta di rimontare questo sfacelo di viti e schifo e strumenti e merda e chissà cos'altro. E voilà, a questo punto verifichiamo che gli indicatori siano tutti in funzione, le luci ci sono. Un piccolo ruttino che ci vuole sempre. Ora vediamo se l'indicatore di temperatura lo abbiamo sfasciato oppure comincia a salire. Ovviamente lui si è messo a fare falso contatto, dopodiché ho dovuto rismontare tutto e sistemarlo, dopodiché questa lampadina non si accendeva più, ho dovuto prendere il portalampada e scagliarlo nel giardino, ma adesso finalmente è tutto a posto. E ora io mi rimane questo e posso semplicemente ficcarmelo all'interno del